decima edizione di Villa d'Este Style con Marco Macaus, l'organizzatore di questo splendido evento, e con un grande esperto, il collega Davide Giudici, che è il direttore di Ruote Classiche. Marco, soddisfatto di questa manifestazione che segna di fatto un po' la ripartenza del settore autostorico, delle grandi esposizioni, quelle di gran classe? Sì, guarda, questa è una piccola manifestazione che si basa su piccoli numeri sia per le auto che per i partecipanti, che è perfetta in questo momento in cui purtroppo non possiamo aprire al grande pubblico. Abbiamo in programma in ogni caso di avere più apertura e più disponibilità, perché soprattutto il mondo dell'Alfa Romeo è un mondo di passione infinita, di tante persone che hanno macchine di tutte le epoche, di tutti i generi, ed è giusto che anche loro possano godere di una vista come questa. Per cui per gli anni prossimi sarà senz'altro una cosa un po' più aperta e un po' più fruibile. Però date il via, diciamo, siete il simbolo della ripartenza. Sì, oddio, sai, già quest'anno qualche manifestazione c'è stata, per carità, poi tra pochi giorni... A questo livello... Parlando di grandi manifestazioni, siamo a Brescia a vedere l'ennesima così, liturgia meravigliosa della Mille Miglia, quindi c'è una tale voglia di muoversi, di tirar fuori le macchine, di uscire, di vedere gli amici, eccetera, che direi che tutte le iniziative stanno andando molto bene. Questa è un'iniziativa che ha una storia ormai abbastanza lunga, perché sono appunto 10 anni, è basata su un fatto concreto, perché questa macchina si chiama come questo posto e ha preso questo nome avendo vinto al concorso di eleganza di Villa d'Este, quindi c'è un legame forte, non siamo qui solo perché qualcuno ha deciso che questo parco era ospitale ed era carino. C'è un valore significato. Una linea e una ragione per essere. David, grande esperto nel settore delle auto storiche, queste manifestazioni non potevi mancare. E cosa ne pensi? Che strascico può lasciare il Covid al mondo stupendo delle auto storiche, degli appassionati collezionisti? Ma guarda, credo che... Una motivazione in più o sì, io penso rallentamento? Di sì, nel senso che il fatto che ci sia stata questa paralisi, no? Di tutto, si è bloccato tutto per la prima volta, ci sia stato un grande fermento, tutto sommato, online c'è stata una crescita strepitosa di ricerca, di mezzi, le aste si sono spostate anche sul mondo online, frequentandole in maniera molto più importante. E quindi oggi c'è una grandissima voglia di rimettersi in pista, di riportare le auto fuori, di partecipare a concorsi come questo. Questo è l'evento forse uno dei più prestigiosi se consideriamo le auto che ci sono qui esposte al mondo. Si tratta di pezzi incredibili di storia, Alfa Romeo 6C 2005 Villa d'Este con carrozzeria diversa, cioè c'è un'esposizione pazzesca con dei collezionisti di altissimo anche profilo, dagli Stati Uniti, dal Michigan. Anche gli Stati Uniti, quindi questo ti dà la testimonianza del fatto che appunto si è pronti per ripartire e c'è proprio il desiderio di rimettersi in pista e di portare i propri oggetti fuori. C'è quindi un grande interesse, devo dire che anche Ruote Classiche è stabile nelle vendite, quest'anno addirittura abbiamo avuto anche una piccola crescita rispetto agli anni passati, perché abbiamo fatto una collana di guida al collezionismo che ha spronato appunto il pubblico a provare a mettersi in pista e a cercare le auto giuste da comprare, quindi questo testimonia il fatto che c'è un grandissimo interesse, una gran voglia di fare e una grande voglia di acquistare anche. Marco Macaus, Benedetto Camerana, presidente del Museo dell'Auto di Torino, presenta questa manifestazione, ha riproposto questo dualismo tra Milano e Torino, Alfa Romeo, Lancia. Sì, è un gioco questo che facciamo, perché Milano e Torino sono vicine, sono città sorelle, però è vero che c'è una differenza nel carattere del milanese e del torinese, e anche a livello di stile diciamo che ci sono delle scuole, la scuola dei Pininfarina, dei Bertone, quella dei Touring, del Zagato, eccetera, quindi è chiaro che Torino è la capitale dell'automobile italiana, almeno come industria, Modena probabilmente è la capitale dell'automobile italiana nella competizione, Milano ha un ruolo importante perché intanto è iniziato prima a Milano che a Torino
l'industria automobilistica. Poi c'è stato un po' un crollo, ma comunque a Milano Isotta Fraschini, Alfa Romeo stessa, pensiamo anche alla Citroën che è arrivata nel 1910 a Milano e peraltro nella stessa sede che occupa oggi, quindi è ancora più storica di tante altre marche. Insomma, ci sono appunto queste due scuole. Qui abbiamo visto esempi di vario genere, perché questa è la macchina tutta milanese, perché la meccanica Alfa Romeo, la carrozzeria è Touring. Qui abbiamo delle Alfa Romeo con carrozzeria torinese, Baradino, Pininfarina. Qui abbiamo un altro esempio, che è la Montreal con carrozzeria di Bertone, quindi ancora meccanica milanese e carrozzeria torinese. Cracco è arrivato, il noto chef, il grande chef Cracco è arrivato con l'Aurelia. Aurelia B20, che era la, come dire, rappresentazione della 100% Torino, meccanica torinese e carrozzeria torinese. Stessi anni della Villa d'Este, ma due diciamo carriere che si sono un po' intersecate su piani diversi. Quindi questa manifestazione ci permette anche appunto di fare dei confronti, di vedere proprio dal vivo. Vuole. Qui la penna di Pininfarina ha fatto così, quella di Turing ha fatto cos'ha, eccetera. E Davis è più altista, arancista, più milanese, più torinese? Ma come è scuola? Sono milanese, quindi tendenzialmente dovrei essere più altista, però avevo il nonno arancista, quindi in realtà il cuore batte un po' anche per Lancia, devo confessare. Altra sorpresa, non soltanto l'Aurelia di Carlo Cracco, è arrivata una Maserati, a guidarla era poi con Marco Macaus prima, una Maserati sportivissima. Sì, una MC12. Perché abbiamo voluto con questa vettura diciamo approfittare per annunciare una nuova iniziativa che faremo in un albergo della Villa d'Este Hotels, che è Villa La Massa vicino a Firenze, e sarà una manifestazione dedicata alle vetture post 1990. Young Timer, diciamo, però diciamo più sulla supercar degli anni 90, 2000, eccetera. Poi con la speranza di anche lì poter ampliare e accogliere Young Timer in generale, perché comunque sono macchine che hanno il loro fascino, sono macchine che per chi ha la mia età si fa fatica a pensare come auto d'epoca, ma in realtà hanno 30, 40 anni, eccetera. Ci permettono di rivivere emozioni di quando eravamo ragazzi e soprattutto ci permettono di creare dei rapporti con appassionati più giovani e di buttare nuova linfa in questo movimento. Tra l'altro quest'anno David, la 127 della Fiat, compie 50 anni e sarà celebrata anche al Museo dell'Auto. È stata la mia prima automobile, la 127. È stata quando una avevo grandissima 18 anni. Automobile, assolutamente sì, è stata celebrata anche in copertina. Quindi molte una Young classiche. Timer? No, in realtà no, è una classica, 50 anni, Young Timer anche noi consideriamo quelle che partono dagli anni 80 e arrivano al 2000 orientativamente, però come diceva Marco è fondamentale agganciare il pubblico dei giovani che oggi si appassiona più facilmente di Young Timer che di auto contemporanee, perché poi abbiamo il modo di traghettarli invece verso il mondo del collezionismo vero per step, quindi partendo da lì e arrivando alle auto classiche.